Quello di cui eh, oggi parlerò è un po' la fine, diciamo, o comunque il punto di arrivo eh, di quel, delle considerazioni fatte eh, precedentemente alla mia relazione, ovvero che cosa succede? A un giovane con uno stato mentale a rischio con un esordio psicotico nel momento in cui arriva in un servizio pubblico. Eh, quello che presenterò sono i dati di un dipartimento di salute mentale che è il Dipartimento di Salute Mentale di Lecce, che è un dipartimento di salute mentale misto, territoriale ed ospedaliero, eh, dove dal 2013 è in atto appunto un percorso di cura integrato per gli stati mentali a rischio di esordi psicotici, questo è l'acronimo, il PrimeP. Eh, qualche notizia rispetto al Dipartimento di Salute Mentale, un dipartimento di salute mentale di 775 mila abitanti, eh, nel Dati 2002 eh, un numero di assistiti di 11.000 pazienti per anno dove i pazienti molto giovani vengono trattati in un centro stand alone che è un centro di psichiatria e psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza, un unità operativa semplice dipartimentale che copre tutta l'area dipartimentale eh, tratta più o meno 350 pazienti l'anno, l'anno scorso nel 2022 c'è stato un po' un boom di richieste, siamo arrivati a 392 pazienti, vedete l'età media da 15 anni prende i pazienti già da 5-7 anni e due vengono trattati sempre i giovani attraverso due percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che vedete si chiamano sprint e starter che si snodano lungo l'asse ospedale-territorio, sono a ponte tra la psichiatria degli adulti e la neuropsichiatria infantile e sono appunto dei percorsi di salute pubblica, dunque dei percorsi iso risorse. Da cosa è nata l'idea di questo progetto? Abbiamo detto che è nato nel 1 gennaio del 2013 è una valutazione, un'analisi retrospettiva dei pazienti trattati a un esordio psicotico dove abbiamo notato che precedentemente, stiamo parlando di più di dieci anni fa, i pazienti, i giovani con esordio psicotico di fatto innanzitutto avevano un tasso di abbandono dei servizi molto elevato, il 55%, solamente un terzo, il 36%, effettuava una psicoterapia, nel 24% solo effettuava un intervento psicosociale, il 58% veniva trattato con una polifarmacoterapia e eh, il 55% con antipsicotici di prima generazione. Ovviamente all'epoca, stiamo parlando appunto del 2010, c'erano già, già le linee guida eh, per, la istituti, per gli interventi precoci nella schizofrenia dell'Istituto Superiore di Sanità, tuttavia ovviamente data anche il territorio che era molto esteso, l'eterogeneità appunto delle, eh, delle proposte di intervento ma anche l'eterogeneità dei clinici che intervenivano all'interno del territorio, ovviamente appunto c'era questa difformità rispetto a quelle che erano le linee guida poi anche riprese da quelle per esempio in psicofarmacologia macrologia. E quindi, da qui l'idea appunto di eh, attuare questi due PDTA: vedete, eh, hanno questi acronimi che rimandano un po' al linguaggio dei giovani, come molti eh, dei percorsi diagnostico-terapeutici che riguardano gli esordi. Eh, Sprint eh, interessa i centri di salute mentale eh, territoriali, il centro di psichiatria e psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza, l'articolazione per la tutela della salute mentale in carcere, il centro per i disturbi alimentari, i tre poli di neuropsichiatria infantile, il centro per l'autismo territoriale, mentre invece il percorso starter. In S4 SPDC e garantisce una presa in carico immediata già durante il ricovero da parte dell'equip territoriale. È un modello diffuso che eh, lo sforzo principale, come potete immaginare, è stato quello di uniformare i percorsi di cura in tutti i servizi del Dipartimento di Salute Mentale. È un modello liquido in quanto struttura una continuità nei percorsi di cura per la giovane età al di là della barriera organizzativa dei 18 anni. Consente un'identificazione precoce, cioè le equip rispondono entro 24-48 ore dalla segnalazione per questi pazienti e ovviamente effettua degli interventi diciamo, precoci ovviamente che siano tutti basati sulle evidenze. Gli SPOC appunto sono rappresentati dalle, dalle strutture territoriali, vedete queste sono diffuse sul territorio: abbiamo sei centri di salute mentale, quattro SPDC, tre poli di infantile e le altre unità come sono disseminate. Il centro Hub è rappresentato dal centro formazioni e studio e ricerca del Dipartimento di Salute Mentale, che ha il compito di effettuare il networking tra tutte queste unità operative, di eh, effettuare da data manager, in quanto in qualche modo. Confronta quelli che sono i dati che vengono dai centri SPOC con i dati che vengono inseriti nel sistema informativo per la salute mentale, assicura degli interventi regolari della macroequip ed effettua soprattutto la formazione di tutte le unità che vengono dedicate appunto agli esordi psicotici. Questo è il percorso: ogni paziente riceve una valutazione eh, multitestistica che riguarda la clinica, riguarda ovviamente la cognitività, riguarda il funzionamento, riguarda il benessere, riguarda l'attitudine ad assumere una. Terapia farmacologica eh, ed entra eh, ovviamente nel percorso. È chiaro che tutti i pazienti che comunque non rispondono diciamo, ai criteri comunque vengono trattati perché stiamo parlando ovviamente di un sistema di salute pubblico ed effettuano appunto un trattamento che si compone di farmacoterapia, di psicoeducazione individuale familiare, terapia cognitivo-comportamentale, riabilitazione cognitiva ed interventi psicosociali precoci. Vengono effettuati dei follow-up cadenzati, il primo a sei mesi e gli altri annualmente, sempre attraverso questa valutazione. Fino ai 5 anni. Questo è un esempio della scheda di valutazione dati che per esempio utilizziamo per un um, percorso di riabilitazione psichiatrica effettuato per giovani attraverso la gamification, che viene effettuata online. Vedete c'è la parte anagrafica, la parte che riguarda la clinica, eh, la terapia farmacologica, vedete quanto è estesa, la psicoterapia e um, gli interventi riabilitativi. Questo è l'analisi dell'andamento del reclutamento del campione. Attualmente siamo a 505 pazienti che sono stati reclutati. In maniera consecutiva, vedete una media negli ultimi dieci anni di circa 50 pazienti l'anno con un'età media di 24 anni. Vedete l'andamento un po' a dente di sega, al di là della flessione che c'è stata negli anni 2020-2021, con una ripresa però vedete dei reclutamenti nel 2022. In realtà ci ha fatto comprendere che è necessario, proprio perché c'è questo andamento altalenante, continuare a tenere in piedi un percorso integrato di cura e quindi un progetto proprio per evitare che questi pazienti sfuggano. Sono pazienti. Thank Nel 64% dei casi di sesso maschile, nel 96% single, vivono in famiglia, nel 75% dei casi hanno una istruzione media inferiore, sono nel 60% disoccupati, nel 30% si tratta di studenti. Eh, come, eh, come già stressato nelle relazioni precedenti, sono dei pazienti, di fatto quello che abbiamo notato è che la maggior parte dei pazienti afferiscono ai servizi pubblici in regime di emergenza, quindi in acuzie. Eh, questo probabilmente come appunto confermato un po' dalla letteratura anche il perché eh, pur esistendo dei servizi per gli stati mentali a rischio eh, e per gli stati mentali ad elevato rischio spesso appunto non vengono intercettati dalla popolazione, anche nel nostro campione il contatto nel 55% dei casi avveniva attraverso un ricovero, quindi attraverso l'ospedale, solo nel 44% attraverso i servizi territoriali con un tentativo di suicidio nel 14% dei casi, acting out, aggressione o violenti nel 35% dei casi e anche l'invio spesso non era effettuato dai servizi deputati o per esempio dal eh, pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale, ma nella maggior parte dei casi ci arrivava la famiglia oppure appunto il sistema di emergenza oppure anche lo specialista di fiducia. Uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto innanzitutto era rispetto alla prescrizione alla farmacologica. Per quello li presento in questo consesso, nel senso che eh, uno psichiatra orientato agli esordi, vedete in maniera significativa nel 66,5% dei casi prescrive un antipsicotico di seconda e terza generazione, che quindi supera ampiamente la prescrizione, innanzitutto dell'associazione di antipsicotici di prima e seconda generazione, ma anche quelli appunto di prima generazione. Un altro problema che invece ci siamo dovuti affronta, ci siamo trovati ad affrontare è quello dell'abbandono dei servizi. Sappiamo che questo o i drop out, sappiamo che è un problema che interessa tutta la psichiatria, ma interessa in maniera particolare i servizi dedicati ai giovani con delle percentuali elevatissime, anche la forbice è molto ampia, vedete che vanno dal 12 al 53% a seconda degli studi. E di fatto è stato diciamo un dato che abbiamo riscontrato anche all'interno del nostro percorso. Vedete quello che vedete Già a sei mesi il 40% dei pazienti eh, abbandona il trattamento eh, nel servizio pubblico, sono pazienti che spesso dopo il ricovero non afferiscono proprio ai servizi territoriali, eh, questo perché probabilmente c'è una buona quota di stigma relativa a questi servizi che ancora dobbiamo combattere, ma comunque vedete che la percentuale di dropout si... Sì. Avanza a due anni del 47%, eh, a 12 mesi, ma a due anni è del 54,7%, quindi è ancora abbastanza elevata. Questo probabilmente può essere ben spiegato dall'eterogeneità dei pazienti che in qualche modo afferiscono, nel senso che se è vero che diciamo, rispetto a una diagnosi di scompenso psicotico, desordio psicotico, di stato mentale a rischio, eh, più o meno tutti quanti abbiamo una certa formazione, è anche vero che al di là di queste diagnosi ci sono probabilmente dei pazienti. Eh, abbastanza differenti tra di loro. Per questo motivo noi abbiamo messo in piedi uno studio osservazionale che abbiamo fatto approvare dal comitato etico locale dove abbiamo cercato di individuare i predittori dei fattori di aderenza, ma anche dei predittori di fattori ovviamente di abbandono del trattamento legati al paziente, legati alle caratteristiche del disturbo, al contesto, alla terapia farmacologica effettuata e anche alla terapia in 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 integrata. Quello che abbiamo visto, eh, questi sono appunto i dati relativi a 391 pazienti all'esordio o con stati mentali a rischio che hanno un follow up a due anni. Quello che abbiamo visto è che tendono a rimanere maggiormente in trattamento i pazienti, innanzitutto di età più elevata, eh, ma anche i pazienti con più gra basso grado di istruzione o con assenza di occupazione. Sono quei pazienti probabilmente a più scarso funzionamento e che quindi in qualche maniera rimangono più legati al servizio pubblico. Sono i pazienti che vivono con la famiglia d'origine, eh, che tendono a rimanere più facilmente in trattamento, questo probabilmente per il lavoro di psicoeducazione che facciamo con le famiglie che hanno una durata di psicosi non trattata più bassa, che non hanno un'ospedalizzazione all'esordio e che non hanno abuso di alcol e sostanze. Rispetto al trattamento farmacologico, tendono a rimanere maggiormente in trattamento i pazienti che fanno antipsicotici di seconda e terza generazione o che effettuano un'associazione di antipsicotici di seconda e terza generazione con antipsicotici di prima generazione a basso dosaggio, mentre i pazienti che fanno antipsicotici di prima generazione tendono a droppare di più. Eh, rispetto al trattamento integrato, ovviamente, tendono a rimanere maggiormente in trattamento i pazienti che fanno un trattamento integrato rispetto a che è un trattamento diciamo, usuale, ovvero solo controlli medici o interventi infermieristici. Eh. Qui dobbiamo fare una premessa. I pazienti cui è stato offerto diciamo, un intervento integrato sono tutti, però è vero che anche che i pazienti giovani preferiscono un approccio ai servizi più di tipo mordi e fuggi, per cui spesso diciamo, evitano di effettuare degli interventi prolungati o che implicano una frequenza costante del servizio. Per questo diciamo, molti rifiutano e accettano solamente il controllo medico. Rispetto all'intervento integrato, vedete, circa il 40% dei pazienti fa più di due interventi il 30% fa psicoterapia, ehm, il 13% psicoeducazione, l'8% social skill training e così via gli altri in percentuali minore. Una nota rispetto all'utilizzo di farmaci, sempre rispetto alla terapia farmacologica, rispetto agli antipsicotici a rilascio prolungato eh, anche qui eh, vedete l'andamento della prescrizione per anno eh, un, un clinico uno psichiatra orientato agli esordi soprattutto nel corso del tempo ha aumentato in qualche modo la prescrizione di antipsicotici a rilascio prolungato già appunto nel primo episodio psicotico eh, ovviamente eh, vedete le caratteristiche di questo sottocampione ci fanno vedere come ovviamente questo tipo di terapia è privilegiata soprattutto per soggetti di sesso maschile con un'età media un po' più elevata rispetto a quello che il Campione totale. Eh, viene prescritto sia diciamo, un antipsicotico a rilascio prolungato eh, durante il ricovero in SPDC che nel territorio, più o meno nella stessa percentuale, e più o meno nella stessa percentuale, anche se più facilmente prescritto in monoterapia, quindi proprio per semplificare la terapia al paziente piuttosto che non in politerapia. Vedete la distinzione? Soprattutto in SPDC prevale appunto la prescrizione di antipsicotici di prima generazione, quindi probabilmente si sceglie. Di più il profilo sedativo eh, piuttosto che non invece antipsicotici di seconda e terza generazione. Ehm, perché, appunto, scegliamo il LAI? Perché ovviamente tende a rimanere in, in alcuni casi a consentire al paziente di rimanere più in trattamento, questi, appunto, sono dati di follow-up a due anni e riduce la riospedalizzazione a due anni, dato anche questo molto basso nell'intero campione, eh, ma probabilmente appunto perché in qualche maniera tiene il progetto. In conclusione, il tasso di persi di vista dai servizi e di non aderenza alla terapia sappiamo che è molto elevato nei pazienti giovani all'esordio, il percorso di cura integrato in atto nel Dipartimento di Salute Mentale di Lecce è diventato ormai uno standard di sistema per il nostro territorio e costituisce una sorta di lea per gli esordi psicotici in cui appunto il, il reporting periodico e anche la formazione delle varie equip consente Costantemente la verifica e il riesame degli indicatori prefissati. Anche attraverso la terapia farmacologica, appunto, il PRIMEP consente di eh, offrire un percorso personalizzato poi a quelle che sono le problematiche di aderenza del paziente e soprattutto nel lungo termine, problematiche di aderenza appunto alla terapia che si risolvono proprio attraverso una farmacoterapia personalizzata, attraverso la possibilità di condividere con il paziente ma anche con le famiglie quello che è il percorso terapeutico, l'integrazione con altri trattamenti psicosociali e altre strategie per minimizzare la collateralità dei farmaci.